RLB Radioattiva e QuiCosenza.it presentano Feste di Calcio. Buon lunedì da Simona Gambaro, ben ritrovati al nostro appuntamento sportivo di inizio settimana, teste di calcio appunto del lunedì, la rubrica curata dalla redazione sportiva di QuiCosenza.it ed RLB Radioattiva. Allora, partiamo dal preziosissimo successo del Cosenza sabato a Monopoli. Si è imposto per 3-2 a pochissimi secondi dal termine grazie ad una rete del giovane attaccante Parigi, scuola Atalanta, entrato a metà del secondo tempo. Un risultato da cuori forti dopo una partita incredibile, ma questa volta, a differenza di quanto successo in casa contro il Lecce, e il Cosenza a sorridere e a portarsi a casa tre punti pesantissimi che profumano di playoff. Nel primo tempo, dopo uno sterile assedio del Monopoli e un incredibile tap-in lisciato da Arrighini sulla linea di porta, i rossoblù piazzano un micidiale 1-2. Al 24esimo è proprio Arrighini a farsi perdonare, siglando di testa la rete del vantaggio, sfruttando un assist di Statella. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro, che lo stesso Statella riceve l'assist di Cavallaro e, appostato dentro l'area di rigore di petto, manda il pallone a baciare il palo, poi a gonfiare la rete. Cosenza 2, Monopoli 0 e contestazione veemente dei tifosi di casa all'indirizzo del tecnico Tangorra. I rossoblù sembrano controllare la gara, ma ecco che sul finale della prima frazione il Monopoli ha un sussulto. Al 44esimo Blondetti, in scivolata, colpisce la palla con un braccio. Rigore netto per i padroni di casa. Sul dischetto va lo specialista Pinto, che indirizza all'angolino, ma Perina è super e vola a deviare il pallone. Passano solo 30 secondi e Luciani scodella al centro per la testa di Romano, che anticipa Blondet e accorcia le distanze. Nel secondo tempo il Cosenza sembra controllare la gara senza affanni e al 66esimo arriva l'occasione per blindare il risultato. Statella, dopo un 1-2 con Arrighini, viene spinto sulla linea dell'area di rigore. In un primo momento il signor Mancini assegna la punizione dal limite, salvo poi indicare il dischetto del rigore dopo essersi consultato con l'assistente. Dopo l'errore contro la Paganese di due settimane fa, sul dischetto va nuovamente Cavallaro, ma l'ex Foggia colpisce malissimo e spedisce il pallone ancora una volta fuori. Nell'occasione va sottolineata però la poca sportività di Esposito, che con il piede scava una fossetta proprio sul dischetto. L'errore ringalluzzisce il Monopoli, che sfrutta anche gli ingressi di Gambino e Croce per stringere d'assedio la retroguardia del Cosenza, che sembra non averne più. Al 90esimo arriva il meritato pareggio con Bacchetti, sempre di testa, che tutto solo, dopo un assist di Esposito, trova la rete del 2-2. Il pubblico spinge e per poco Croce, con una mezza girata, non trova la rete dell'incredibile sorpasso. Sembra finita, ma proprio nell'ultima azione di gara Statella, devastante dobbiamo dirlo la sua partita, salta due avversari e vede con la coda dell'occhio Parigi, appostato al limite dell'area, che con un preciso piattone insacca la rete del 3-2, mandando in paradiso i tifosi del Cosenza, ma all'inferno un Monopoli volenteroso e sfortunato. Ed ora passiamo alle dichiarazioni del dopogara. Come sempre facciamo, ascoltiamo le parole del tecnico rossoblù Giorgio Roselli, che ha visto un grande Cosenza per almeno 70 minuti in una partita rocambolesca ma vinta meritatamente. Il tecnico ha spiegato poi quei 20 minuti finali di assoluta sofferenza. Quando non chiudi la palla nell'inizio azione e ci sono 3-4 saltatori che vanno verso l'area di rigore, la squadra non può salire, deve andare indietro, e succede che ci sono tante palle magari che arrivano in area e non sono evitabili, perché la squadra che attacca porta a rischio, porta uno contro uno, qualche volta addirittura uno contro due in fase difensiva, e in avanti sei in più grossi. La differenza sta nel fatto che quando la partita è in un modo tu devi interpretarla come abbiamo fatto per un'ora, e quando invece la partita è in un altro modo bisogna ribattere, andare di controffensiva, chiudere la partita. L'allenatore del Cosenza poi ha fatto i complimenti al Monopoli, una squadra forte che ha messo in seria difficoltà il Cosenza, che si trova in un momento in cui tutto gira storto, però ha tutte le carte in regola per salvarsi. Il Monopoli ha dei giocatori, io stimo moltissimo anche Tangorra, un bravissimo allenatore, e mi auguro che possa continuare a fare bene il Monopoli, perché la squadra è una buona squadra, lui è un bravissimo allenatore. Il calcio è così, anche una squadra ben messa, ben allenata, buona, quando attraversa un periodo difficile fa fatica a ritirarsi fuori, e oggi credo sia stato proprio l'emblema del Monopoli di questo periodo sfortunato, ma sono convinto che abbia tutti i mezzi per tirarsi fuori da questa quintultimo posto. E allora ci fermiamo un attimo, Teste di Calcio torna tra poco ancora con le interviste del dopogara tra Monopoli e Cosenza. RLB Radioattiva. 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 RLB Radioattiva e QuiCosenza.it presentano
Teste di calcio. Bentrovati nuovamente da Simona Gambaro, seconda parte del nostro appuntamento del lunedì con Teste di Calcio. Stiamo ascoltando le interviste del dopogara a Monopoli Cosenza, in particolare mister Roselli. Per il tecnico il Cosenza sta disputando un campionato eccezionale, spesso sopra i propri limiti, ed è normale che in alcuni momenti della partita insomma possa esserci anche poca lucidità. Per questo non può che complimentarsi con i suoi calciatori. Questa rincorsa che è partita da luglio ha posto importanti questi ragazzi, veramente. Qualcuno mi diceva prima, qualche volta siamo poco lucidi, la domanda era se era una cosa psicologica o fisica. È tutto, noi siamo ai limiti tutte le partite da 8 mesi, penso che sia il minimo, e bisogna solo ringraziare degli uomini che ci stanno regalando grandissime soddisfazioni. È una lotta forse sperata ma meritata fino alla fine della stagione. La chiusura del tecnico è dedicata alle ultime 5 gare della stagione, ad un calendario difficile, ma dove il Cosenza è pronto a dare battaglia e a giocarsi il tutto per tutto. Il calendario di queste ultime partite, 7, è il nostro, era sicuramente il peggiore di tutte quelle davanti, compreso il Matera, delle prime 6. Però il calcio è proprio bello, perché qualche volta vengono smentite queste cose qua, e il calendario è un pochino, diciamo, difficile, perché incontriamo le grandi in casa e le squadre che devono salvarsi fuori, e vincere non è mai facile. Questa è stata una grande vittoria secondo me. Adesso affrontiamo il Benevento, poi andiamo a Melfi, poi abbiamo il Foggia, poi andiamo a Andria e chiudiamo con l'Ischia. Dunque tutte partite, tolto l'ultima che potrebbe, non si sa, speriamo, avere ancora l'obiettivo, sarebbe veramente concludere un anno fantastico. Una rete, 2 assist, le solite ripartenze, spacca difesa. Giuseppe Statella è stato senza ombra di dubbi il migliore in campo sabato. Queste sono le sue considerazioni sulla gara del Cosenza, dove contava soltanto vincere. L'importante è che abbiamo portato a casa i 3 punti, che è stata una partita molto ma molto ma molto sofferta. Gli ultimi 20 minuti, che eravamo un po' stanchi, loro carichi del 2-1, sono in una situazione di classifica un pochettino delicata, loro sono dentro le out, quindi ce l'hanno messa tutta per cercare il pareggio, l'hanno anche trovato, però noi siamo stati bravi a non disunirci e abbiamo trovato il 3-2 definitivo. E a prescindere da come arriva, le vittorie sono tutte importanti, soprattutto nel finale. Adesso mancano 5 partite, ci sono 5 finali per noi, dobbiamo guardare solo in casa nostra il cammino nostro. Se riusciamo a fare altre vittorie, secondo me riusciamo a raggiungere un traguardo importantissimo, che sono i playoff, e dobbiamo solo continuare così e stare tutti uniti. 4-3, 4-4-2, 3-5-2, sono tutti influenti. L'importante è portare a casa i punti, quelli che ci mancavano un pochettino da qualche partita. 3 punti, siamo riusciti a portarla a casa, a prescindere dai moduli, dobbiamo solo andare in campo e dare il massimo. Grande soddisfazione anche nelle parole di Pietro Perina. Il portierone rossoblù non ha dubbi, è stata una grande vittoria contro un grande Monopoli. Il rigore parato, frutto del lavoro di tutta la settimana, ha detto il portiere del Cosenza. Sapevo dove Pinto avrebbe tirato ed è andata bene. La soddisfazione è tanta, è stata una grande vittoria, un grande Monopoli, ha fatto una bella partita, soprattutto il secondo tempo, quindi questi punti valgono il doppio. Questa vittoria ci dà morale, perché se finiva in pareggio non so come poteva essere la nostra reazione, quindi è stata una vittoria importante. Ora ci godiamo questa vittoria e poi pensiamo a lunedì con il Benevento. Questo è frutto del lavoro, perché noi in settimana lavoriamo, guardiamo la squadra avversaria, guardiamo anche le palline attive, quindi ho visto i rigori di Pinto, ne ho visti 2 o 3, ha tirato sempre qui alla destra, ci ho provato e l'ho preso. Allora chiudiamo qui le interviste relative al Cosenza, tra poco entreremo in casa a Monopoli, poi parleremo anche del Catanzaro e dei risultati in Serie D. RLB Radioattiva. 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 RLB Radioattiva e qui Cosenza.it presentano Teste di Calcio. Terza e ultima parte del nostro appuntamento con Teste di Calcio, bentrovati da Simona Gambaro. Allora, fin qui abbiamo ascoltato le dichiarazioni dei protagonisti del Cosenza, ora entriamo anche in casa Monopoli. A fine gara, proprio in casa Monopoli, insomma, è stata durissima la contestazione dei tifosi, che vedono la loro squadra sprofondare sempre più giù in classifica e che contro il Cosenza ha collezionato il 4° KO casalingo consecutivo. I tifosi vorrebbero la testa del tecnico Tangorra, però il presidente del Monopoli, Enzo Mastronardi, che è stato l'unico a presentarsi in sala stampa, ha predicato calma e ha dichiarato: ci prenderemo del tempo per decidere. Non è un
silenzio stampa oppure voler snobbare la stampa. Siamo in una situazione abbastanza delicata, critica. La società vorrà prendere le decisioni più giuste per far sì che si faccia il bene del Monopoli, della società e della squadra del Monopoli. Noi ci incontreremo e esamineremo un po' la situazione da tanti punti di vista e prenderemo le decisioni. Le decisioni possono essere tante, non è che qui esiste soltanto il problema allenatore, esistono tanti problemi. È chiaro che l'allenatore è una cosa fondamentale, importante. Se servirà per il bene del Monopoli sostituire l'allenatore, è chiaro che lo faremo, sempre ragionando in modo sereno, tranquillo e con oggettività massima. E in sala stampa è sceso anche il DS del Cosenza, Mauro Meluso, che ha voluto ricordare con commozione e affetto Paolo List, difensore bandiera del Monopoli degli anni Ottanta, recentemente scomparso dopo anni passati a combattere contro la SLA. Di solito non partecipo alle conferenze stampa dopo la partita, oggi mi correva l'obbligo per ricordare Paolo List, perché devo dire che ho avuto un momento di commozione nel momento in cui è stato esposto questo striscione. È stato un ragazzo straordinario, si parla sempre bene di chi non c'è più, di chi ci lascia, però devo dire che Paolo era una persona straordinaria. Ho giocato 2 anni qui insieme, poi 1 anno a Foggia anche, quindi insomma mi sono emozionato perché c'erano dei ricordi proprio che mi legavano a lui. Voglio ringraziare la gente di Monopoli, ho un'accoglienza così dopo tanti anni, ovviamente non me l'aspettavo. Ricordiamo che il Cosenza sabato è sceso in campo con il lutto al braccio in memoria di Roberto Ranzani, ex DS del Cosenza. E ora chiudiamo qui il capitolo Monopoli Cosenza, ma restiamo in Lega Pro per parlare del Catanzaro. Secondo risultato utile consecutivo per i giallorossi, che con il pareggio di 1-1 conquistato sul terreno del Messina interrompono una striscia di 3 sconfitte di fila in trasferta senza segnare, allungano a 2 punti di vantaggio sulla zona play-out occupata dal Monopoli e compiono un altro piccolo passo per la salvezza. Gli uomini di R erano attesi da una gara delicata dove avevano tutto da perdere, invece il Catanzaro, pur soffrendo in alcuni momenti della gara, è riuscito a portare a casa un prezioso punticino. Dopo un primo tempo noioso, nel quale gli unici 2 tiri in porta sono di marca peloritana, la ripresa si vivacizza, soprattutto per merito dei giallorossi calabresi, che prima sprecano un gol quasi fatto con Razzitti, poi passano in vantaggio al 59esimo. Traversone di Firenze, respinta della difesa, sul pallone si catapulta Olivera, che con un gran tiro dalla distanza gonfia la rete. Il Catanzaro sembra poter gestire il vantaggio, ma 7 minuti più tardi il Messina trova il pari con Tavares, che in area di rigore è bravo ad anticipare i difensori del Catanzaro e con un tocco a depositare il pallone in rete. In pratica la gara finisce qui. Catanzaro atteso domenica prossima dal match interno al Ceravolo contro la Paganese, un altro match da non fallire per raggiungere la salvezza diretta. Ora vediamo tutti i risultati maturati nella 29esima giornata del campionato di Lega Pro. Acragas Martina Franca 1-1, Andria Juve Stabia 0-0, Lupa Castelli Romani Casertana 1-2, Monopoli Cosenza 2-3, Benevento Ischia 3-2, Messina Catanzaro 1-1, Lecce Matera 1-2, Paganese Melfi 0-0, Foggia Catania, e il posticipo si giocherà questa sera alle ore 20. Ora diamo uno sguardo alla classifica: comanda il Benevento con 59 punti e porta a 4 il vantaggio su Lecce, che rimane fermo a 55 punti. Casertana terza con 53 punti, Cosenza 51, Foggia 50 punti, Matera 48, Messina 41, Andria 39 punti, Paganese 38, Acragas 36, Juve Stabia 33, Catanzaro 31 punti, Catania e Monopoli a 29 punti, Melfi 25, Martina Franca 22, Ischia 21 punti e chiude la Lupa Castelli Romani con 8 punti. Naturalmente Foggia e Catania hanno una gara in meno. Allora concludiamo questo appuntamento con teste di calcio, con la Serie D, perché ieri si è disputata la 33esima giornata di campionato e vediamo i risultati delle formazioni calabresi impegnate nel girone I. Partiamo dall'atteso derby tra la Palmese e l'ASD Reggio Calabria, una bellissima giornata di sport, quella vissuta allo stadio Lopresti di Palmi, appena ristrutturato e per l'occasione tutto esaurito, con oltre 500 tifosi amaranto. La vittoria è andata all'ASD Reggio Calabria, che ha trovato il gol vittoria al 94esimo con De Marco. Risponde la Vibonese, che liquida con facilità la pratica avversa normanna, 3-0 il risultato per i rossoblù. Primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Saraniti al 26esimo e Crucitti al 33esimo. Il 3-0 al 90esimo porta invece la firma di Allegretti. Pareggia il Rende, che non riesce a superare la Leonfortese, che passa addirittura in vantaggio con Catanese al 13esimo del primo tempo.
Sempre nella prima frazione il pari dei biancorossi con Actis Goretta alla mezz'ora. Pari ed emozioni anche per il Rocella dopo il 2-2 conquistato sul terreno del Marsala. Reggini avanti al quarto minuto del primo tempo con l'Aribi. Al 75esimo Ricco Bono su rigore pareggia per il Marsala. Poi succede di tutto nei minuti di recupero. Al 90esimo Rocella ancora avanti con Dorato, ma quando sembra fatta al 92esimo Ricco Bono fissa il punteggio sul 2-2 finale. Infine sconfitta per la Vigor Lamezia che cade al Dippolito contro la capolista cavese. Finisce 1-0 per i campani in gol con Galullo all'11esimo del primo tempo. Ricordiamo che mercoledì si recupera la gara tra Vibonese e la SD Reggio Calabria. Il match era stato rinviato a causa del vento un mese fa e si ripartirà dal quinto minuto del primo tempo e sul risultato di 0-0. Bene, è tutto per questo appuntamento del lunedì con Teste di Calcio che torna sabato prossimo con Marco Garofalo.